Ciao, sono Massimiliano. Continuiamo la nostra serie base sugli elementi che compongono un impianto di automazione. Oggi in particolare vedremo i dispositivi di comando, i dispositivi di sicurezza e segnalazione. Ricordati, se il video ti è piaciuto, di mettere mi piace e di iscriverti al canale. In questo modo non perderai nessun video. Vediamo insieme un altro dispositivo di comando, il telecomando, detto anche radiocomando. La prima cosa da ricordare è che i radiocomandi non sono tutti uguali, si differenziano per tecnologia di funzionamento e frequenza di lavoro. Devono essere naturalmente compatibili con la ricevente radio sulla quale si vuole programmarli. Alcuni modelli di radiocomandi si possono duplicare anche senza agire sulla ricevente, copiandoli direttamente su un altro telecomando compatibile e funzionante.